Vi saluto tutti, vi do il benvenuto al progetto 411, che è un progetto del piano regionale di prevenzione della Regione Calabria. Stasera è incentrato sul tema della cucina della memoria. Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla preside Bisogni, che è la preside dell'Istituto Alberghiero, che è nostra gentilissima ospite e senza la cui collaborazione stasera non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò. Per lo stesso motivo, cioè la realizzazione di questo progetto, che non sarebbe stato possibile, io ringrazio i nostri relatori, la dottoressa Anna Cavalcanti, che è dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione di Cosenza, il dottor Antonio Gradilone, specialista di medicina dello sport e viene da Castrovillari. E ancora un ringraziamento calorosissimo a tutti i signori e le signore dei comitati di quartiere di Tenimento, di San Miceli e di Sotterra. Li ho detti da nord a sud, così non c'è nessuna preferenza. Anche senza il loro aiuto preziosissimo nel darci le ricette della memoria non sarebbe stato possibile realizzare questa serata. Poi ancora consentitemi di salutare i rappresentanti del liceo scientifico e classico di Paola, l'Istituto Galileo Galilei, in rappresentanza appunto della preside, la dottoressa Anna Filice. Vedo qui presente invece la professoressa Milena Caporale in rappresentanza della preside Maletta dell'Istituto Comprensivo Isidoro Gentili e dell'Istituto Tecnico Pizzini. Ho ricordato tutto. Ringrazio i presidenti delle associazioni che sono intervenuti, il presidente dell'Associazione Amici del Cuore, il dottor Antonello Rossi, il presidente dell'associazione Hauser, il professore Melchionda, dovrebbe esserci il presidente dell'associazione Fiamme d'Argento, Elio Rocca. Lo saluteremo dopo. Voglio ringraziare anche i nostri, salutare i walk leader dello step precedente di questo progetto, il dottore Rosetta Cristoforo e il dottore Emanuela Logatto. L'amministrazione comunale, attraverso i rappresentanti che sono intervenuti, cioè il consigliere Maria Pia Serranò, consigliera Loi, tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale tutte, a loro do il benvenuto, li ringrazio e li saluto calorosamente. Nel frattempo aspettiamo i saluti del nostro sindaco che sarà qui a breve. Il distretto, scusatemi, quindi least but not least, cioè ultimo ma non ultimo, i dirigenti medici, il personale, i servizi sociali del distretto, che sono qua in rappresentanza della dottoressa Giuliana Bernaudo, direttore del distretto unico, Paola Centraro, Centraro Amantea, la dottoressa De Luca e la dottoressa Ferrari. Di solito si fanno tante gaffe nel momento dei saluti, spero di aver ricordato tutti. Quello che brevemente, dopo i saluti doverosissimi, che vi voglio dire è che oggi per me la dottoressa Giodaro doveva essere, speriamo che lo sia più presto, doveva essere un momento di grande gioia, di grande soddisfazione. Perché questo progetto è un progetto che è di punta, è stato un progetto di punta nel piano regionale di prevenzione. Questo progetto però, lo dico francamente, a noi è stato assegnato con una sorta di sfida dal nostro direttore Marcello Perrelli e vi porgo i saluti calorosi del nostro direttore di dipartimento che oggi non può essere qui per motivi impegni familiari improrogabili. Ci è stato assegnato, dicevo, con una sorta di sfida. Devo dire che questo guanto della sfida, sia io che la dottoressa Giodaro, l'abbiamo raccolto. L'abbiamo raccolto in barba anche a certi titolatissimi colleghi di Cosenza che l'hanno rifiutato dopo averlo vagliato, dopo averlo soppesato. L'hanno rifiutato perché l'hanno considerato sì un bellissimo progetto, ambizioso,
Però un progetto che si poteva rivelare arduo, difficoltoso e difficile da completare. Bene, la soddisfazione di stasera sta non solo nel fatto che questo progetto è stato realizzato a Paola, ed è stato possibile realizzarlo a Paola, ma anche nel fatto che non solo ci troviamo qui stasera, ma all'incirca tra un mese noi realizzeremo la parte più importante del progetto, cioè la inaugurazione di un centro di ascolto per gli anziani. Questo centro di ascolto sarà dedicato a tutte le istituzioni che sono qui presenti e alle associazioni presenti sul territorio. Però il motivo più importante della nostra soddisfazione non è questo, bensì è un motivo ancora più appagante, non ha prezzo la cosa che siamo riusciti a realizzare sino ad oggi, da aprile ad oggi, in così brevissimo tempo. Non ha prezzo il fatto che finalmente le istituzioni come l'ASP, il comune, le scuole, le associazioni presenti sul territorio, i comitati di quartiere finalmente si conoscono, parlano tra di loro e attuano delle sinergie, delle strategie integrate per promuovere cultura e stasera per promuovere salute. Perché oggi siamo qui per, come dire, farvi arrivare anche in maniera gradevole un discorso che è ormai un po' obsoleto, che è quello dell'alimentazione. In che modo abbiamo pensato di svolgerlo questo argomento? Di alimentazione se ne parla tanto, è il fulcro della nostra salute negli anni futuri, non è una banalità, non è una frase fatta che la salute passa attraverso la tavola. Noi siamo qui per celebrare la nostra dieta mediterranea, per celebrare la Calabria, cuore del Mediterraneo, per celebrare le ricette antiche dei nostri nonni che gli hanno garantito tanta salute, tanto benessere. Negli ultimi 50 anni invece, lo sappiamo, sono migliorate le condizioni economiche, il tenore di vita senz'altro è diventato migliore, però questo benessere non ci ha aiutato perché, essendo cambiate drasticamente le abitudini alimentari, ebbene, sono aumentate altrettanto drasticamente le incidenze di malattie cardiovascolari importanti, malattie killer come l'infarto, come l'ictus, sono aumentate le malattie come il diabete, sono aumentate le patologie tumorali. Quindi è ovvio un cambiamento di rotta da parte di cittadini consapevoli. Come lo possiamo attuare? Soltanto attraverso la prevenzione, soltanto attenendoci a quelle banalissime e semplici regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che in primo luogo dobbiamo fare una dieta varia ed equilibrata, una dieta tagliata sulle esigenze nutrizionali di ogni individuo, dobbiamo fare attività fisica e new entry di questa classifica che comprende, comprende anche l'eliminazione del tabagismo, del fumo di sigaretta, il consumo moderato di alcolici e superalcolici e l'eliminazione totale dell'uso di sostanze psicotrope. Ecco, la new entry dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si riferisce al fatto di mantenere delle buone relazioni sociali. Ecco, siamo qui per coniugare gli anziani con l'alimentazione, rendendoli protagonisti, rendendoli custodi di un tesoro che noi vorremmo che tramandassero alle generazioni future, facendoli come regalo salute. Bene, io ho concluso, vi ringrazio e cedo la parola alla dottoressa Torre.
Io chiaramente i saluti istituzionali di rito sono già stati ampiamente fatti dalla mia collega, ma io voglio dire veramente grazie a tutta la città di Paola, perché devo dire c'è stata una risposta sin dall'inizio molto forte, molto attiva verso questo progetto, vincendo anche quella sorta di diffidenza che normalmente quando si tratta di progetti a ricaduta sociale molto spesso insomma nelle persone si nota. Poi l'argomento era abbastanza anche difficile, cioè smuovere un po' quelli che sono gli anziani, perché magari sono legati alle loro abitudini, ai loro orari, e quindi insomma è stata un'impresa ardua, però grazie a tutti, veramente tutti, dalle associazioni, dai comitati, devo dire siamo riusciti ad ottenere un risultato brillantissimo. Il progetto nasce praticamente nel mese di febbraio, dottoressa Cavalcanti, quando il nostro capo dipartimento, dottore Perrelli, ci chiama e dice: sai, c'è questo progetto, chi lo vuole, se lo volete fare. E che noi non abbiamo capito perché se lo volete fare, cosa significava? Perché poi abbiamo scoperto quello che ha detto la dottoressa Dino, cioè che nessuno lo voleva fare. Infatti devo dire, io ringrazio la dottoressa Cavalcanti, nostra tutor, che ci ha spalleggiato, ci ha sostenuto, e anche lei devo dire insomma era un po' preoccupata, visto che tutti quanti rifiutavano. Catanzaro era partita, a un certo punto anche Catanzaro si è tirata indietro. Allora dice: ma che c'è dietro l'angolo per il quale tutti quanti rifuggono da questo progetto? Perché credo un po' per incoscienza, Daniele. Io e Daniela dico: beh, noi ci proviamo. E chiaramente un ringraziamento veramente di cuore va anche al sindaco Ferrari, perché io l'ho coinvolto sin da subito, è venuto, ha firmato il protocollo d'intesa, ha dato piena disponibilità del comune, e devo dire tutti i dipendenti comunali. Qui c'è la dottoressa Casacchia, che sicuramente per me è di parte perché è il mio capo struttura dell'ufficio di presidenza, però devo dire al di là di tutto io la violento quotidianamente, chiama questo, fai quello, anche per quanto riguarda questo progetto. E il risultato è stato insomma la realizzazione innanzitutto del convegno d'inizio, che ha dato proprio inizio a tutti i lavori, ha informato più che altro la città di quello che noi andavamo a fare. Successivamente siamo partiti con il secondo step, che è stato un grande successo, che sono state appunto le camminate della salute. E tutta Paola, devo dire, ci fermava quando c'è stata la sospensione estiva, dice: ma mo non ho capito, fate una cosa tanto carina e mo non la fate più. Ma c'erano 40 gradi, non era proprio il massimo insomma a fare camminare le persone con quel caldo. Infatti poi a settembre è tutto ripartito, è tutto ricominciato, e devo dire c'è stata un'ampissima partecipazione, e tuttora i nostri walk leader, che tra l'altro credo dovrebbero essere qui, che sono appunto Rosetta Cristoforo e Emanuele Logatto, hanno seguito e seguono in maniera molto attenta e corretta tutte le persone, perché chiaramente ci rivolgiamo ad una fascia d'età mista e con delle problematiche che possono insorgere insomma legato anche all'attività motoria in sé. Dopodiché ecco il terzo step, cercare di valorizzare i valori che i nostri anziani detengono, e cercare appunto di farli conoscere a tutte le persone, gente come me, come altri, insomma che magari non per sentito dire sì, ma che non hanno mai avuto il piacere di assaggiarli, o comunque non hanno mai avuto il piacere di vedere realizzate delle vecchie ricette che magari sono molto semplici, però sono diventate quasi delle rarità, perché non si mangiano, non si trovano, nei ristoranti non ce li fa nessuno, noi non li sappiamo fare, quindi chiaramente sulle nostre tavole non si trovano. E questo è stato diciamo l'idea, e la dottoressa Cavalcanti in questo è stata quella lo sponsor ufficiale di questo step, perché dice è un modo con il quale ci si conosce, ci si integra, e quindi è chiaro che era un momento di grande serenità. Certamente finisce questo progetto, speriamo in gennaio, non finisce, ma credo che sia un punto di partenza, con il centro d'ascolto. Il centro d'ascolto che non si pone come obiettivo quello di rispondere a domande individuali risolvendo il problema del singolo, ma si rivolge, è quasi un centro di smistamento e di coordinamento verso le associazioni, verso tutte quelle persone che si occupano d'anziani, anche degli anziani stessi, però certamente in un'ottica di informatizzazione e in un'ottica di prevenzione. Ci saranno appunto degli specialisti, dottore Gradilone, che si alterneranno con noi al centro d'ascolto di Paola, non mi guardare così, in maniera tale da poter rendere un servizio, credo, notevolmente qualificato insomma alla nostra
nostra città. E devo dire anche in questo il sindaco, nonostante la situazione insomma, economica del comune non sia fantastica, però ci ha messo a disposizione immediatamente la stanza, le linee telefoniche, i dipendenti per poter dare corso a questa realizzazione. Ecco perché questo, insomma, io ho fatto il riassunto di questo progetto proprio per dire insomma, ancora un grazie a tutti voi, e sono convinta che questo progetto, che in Emilia Romagna per esempio di progetti come questi ne sono pieni, ce ne realizzano a Iosa, noi ancora sembriamo veramente le mosche bianche, e quando il direttore Perelli dice a Paola l'hanno fatto, onestamente ci sembra quasi che non si sa quale miracolo abbiamo fatto. Il miracolo però è stato grazie, credo, alla partecipazione, al fatto che tutti voi, sia quelli presenti e sia quelli assenti, ci hanno creduto e hanno collaborato con noi al fine di far capire che questa città è attenta e sensibile anche a quello che sono dei progetti che non sempre devono avere una ricaduta economica, un tornaconto personale, ma dei progetti che possono semplicemente servire a migliorare quello che è il volto di una città. Ecco perché io adesso vi ringrazio, vi chiedo scusa, ma per un problema strettamente personale io devo andare via, ma lascio la parola al dottore Antonio Gradilone, che vi illustrerà in maniera eccellente, come al solito, il suo intervento. Grazie. Si sente bene. Innanzitutto un ringraziamento e un plauso, voglio dire, alle colleghe che hanno, ecco, la collega Cavalcanti, gestito in maniera veramente egregia e favolosa questo progetto. Sicuramente io, ecco, Castrovillari, il mio paesino è un paesino della Valle dell'Esero, per cui si veniva sempre a Paola, ovviamente, per questo santo grande che avete, e se probabilmente anche tutte le altre realtà calabresi non sono riusciti nell'intento di realizzarlo, probabilmente anche questo San Francesco, che noi abbiamo tutti, ci ha dato probabilmente una grande mano, ma una grande mano ce l'avete dato voi sicuramente, questa partecipazione ampia, a trovare le persone giuste. Io sono stato, ho avuto il piacere di venire altre volte qui a Paola, vedere questa partecipazione, questa realtà molto bella che si può sempre più qualificare e, voglio dire, portare ai massimi livelli regionali e anche andare al di fuori. Vi dico di più, io ho presentato questo progetto sui gruppi di cammino e una parte al Congresso Nazionale della Società di Igiene, dove è stato apprezzato, e appunto sono tutte delle misure da mettere in atto per promuovere la salute della popolazione. Noi medici dobbiamo cambiare il concetto di salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo dice, non è l'assenza di malattia, ma è il miglioramento della qualità della vita della nostra popolazione. Vedrete, io questa sera non vi parlerò di attività fisica, è stato centrato sull'alimentazione, vi parlerò dell'alimentazione e quanto possa agire in maniera efficace nel promuovere e dare salute. E come sia importante, come dicevamo, la qualità, la bontà. Stasera si parla, la collega, io ho interpretato, la cucina della memoria, cioè quanto era importante la salute, voglio dire, per i nostri, voglio dire, avi. E attraverso degli stili di vita, la dieta che è il nostro modo di vivere, era un modo di vivere mediterraneo eccezionale. Voi sapete che l'UNESCO l'ha definito come patrimonio immateriale dell'umanità, qualcosa di veramente eccezionale. Noi attraverso questo stile di vita, che è fatto di attività fisica, di alimentazione e di un giusto, voglio dire, grado di convivialità, che le nostre tavole, voglio dire, c'è sempre, riusciamo a raggiungere la salute. Se vi andassi a far vedere i dati su come sono scadute le condizioni di salute della nostra popolazione, è drammatica. Siamo una delle regioni che sta peggio. Avevamo un vantaggio, siamo una delle regioni più giovane, avevamo il più basso tasso di diabete. Ebbene, abbiamo recuperato questo, ci siamo bruciati questo vantaggio e siamo 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Ed è gravissimo questo qui, non può accadere. In realtà così belle, qualificate, con competenze, non è possibile, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo i bambini più obesi d'Europa, 40%, vi do i dati. Muoiono al mondo 5,3 milioni di persone per sedentarismo. Vi do i dati così vi rendete conto del dramma.
Dice, poi i sistemi di welfare, ci siamo trovati con la Federanziani a parlare di diritto alla salute, il diritto alla salute era avere un posto in ospedale, non possiamo, cioè il diritto alla salute significa stare meglio, accrescere il nostro stato di salute, quindi o noi medici ci mettiamo in testa di fare dei percorsi di salute, perché siamo stati anche formati, voglio dire, e abbiamo acquisito competenze per curare la malattia, dobbiamo evitare che la malattia invece sopravvenga. Non mi trattengo oltre, io ringrazio veramente, come avete visto, l'ho segnato anche la diapositiva, tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto e ovviamente cercheremo sempre di coinvolgere sempre più fasce ampie di popolazione, perché nasceva dall'idea che la popolazione anziana fosse un peso, ma chi l'ha detto? L'anziano è una risorsa per la società, tutti ricordiamo il discorso dei nonni, quanto affetto, il discorso di protrarre in avanti anche l'età pensionabile è un grande errore, socialmente il ruolo dei nonni è fondamentale, cioè dei genitori non avevano tempo per seguirci, io credo che la figura di riferimento e tutti quanti ricordiamo con grande affetto i nonni, quindi attenzione a non fare un peso. E poi c'è il problema dell'autosufficienza, la persona anziana che grazie a dei protocolli di attività motoria, di alimentazione corretta, di stile di vita, voglio dire, non evita le alcune patologie. Quindi il discorso della mortificazione della persona anziana che deve ricorrere, aver bisogno degli altri. Poi c'è il diabetico, che non è il diabetico, c'è la famiglia diabetica. Ecco il sindaco, buonasera. E approfittolo. E una cosa che era importante, che vi volevo far vedere, anzi è arrivato il sindaco al momento giusto proprio, perché una cosa che nella mia relazione, che come vi dicevo ho presentato al Congresso Nazionale della Società di Igiene, e che ha caratterizzato, voglio dire, ha colpito l'attenzione dei presenti, era gli interventi che le amministrazioni comunali hanno realizzato a favore della loro comunità. Quando ci sia lo stretto rapporto tra, voglio dire, strutture dove ci si possa muovere e salute. Vedete, questo è proprio il piano europeo, e Physically Activity Life Traff Every Transport, dove si vedono sia bambini che anziani che cominciano finalmente a riappropriarsi delle proprie comunità attraverso il cammino, attraverso il movimento, non attraverso le macchine. E qui guardate un pochino, sedentarietà, inquinamento, incidenti stradali, effetti psicosociali, modifiche climatiche, rumore, assetto urbanistico, densità residenziale, il capitale sociale, quindi relazione tra trasporto e salute. Se noi riusciamo a far muovere la gente, perché poi immaginate che la nostra quantità di moto, perdonatemi ma io vado un po' anche sull'attività fisica e poi vi parlerò di alimentazione rapidamente, bastano oltretutto 10.000 passi al giorno su 4 chilometri. Noi abbiamo messo nelle altre realtà, perché oltre Paola giustamente c'è Cosenza, Rende, Castrovillari, ieri sono stato al sindaco di San Basile, c'è i paesi, le altre province della regione Calabria, ovviamente stanno muovendosi, stanno migliorando in maniera efficace. L'effetto, l'impatto, quando andiamo a trovare queste persone, dice, ma io non mi muovevo, ero bloccato, adesso posso fare tutto, anche quando io ero collegato poi alla fisiatria, e molte prestazioni improprie, perché bastava che queste persone facessero un po' di attività fisica e si sentono rinate, diventano anche per la loro famiglia dei grandi punti di riferimento. E vedete, questa è la realtà del nord Italia, bene, e qui Verona, il Veneto, io ero costretto a far vedere sempre questo qui, si erano realizzate queste strutture, la gente va a passeggiare, va a camminare, c'è una riappropriazione culturale della propria cittadina, e onestamente non è che fossi molto contento, anche ho fatto l'ufficiale medico lì, ma mi dava fastidio che la mia terra non ci fosse. Ebbene, questi sono i percorsi che facevamo vedere, bisogna realizzarli. E questa invece è la realtà, vedete, Cosenza ci hanno già realizzato dei percorsi, Rende, Castrovillari, io spero, sindaco, che al presto lei mi potrà dare la mappa anche del suo comune, dove si era realizzato, voglio dire, un percorso e dove i suoi cittadini potranno camminare. Lei mi parlava già di una zona che ha individuato, se non sbaglio, molto bella, che potrà essere patrimonio e ad uso della popolazione, e quindi speriamo di spostare i piedini con una bella immagine di un percorso. E vedete, questa è Cosenza già, vedete i percorsi. Cosenza, stranamente, pur essendo una città, hanno dato già operatività, tant'è che poi alla mezza dicevano no, ma Cosenza, sì, quando lo faranno gli faremo i complimenti, no, vi porto già le fotografie.
non è che li faremo, le hanno già realizzate, cosa ben diversa. E credo che anche l'altra realtà, perché ho avuto la fortuna dei vostri, il sindaco, insomma, la sensibilità, immediatamente ci siamo capiti, quindi io credo che diventerà anch'esso patrimonio importante della vostra bellissima comunità. E qui io mi fermo con gli aspetti urbanistici. Il rapporto, vi parlerò adesso di alimentazione e salute, quanto sia importante questo connubio. Guardate un attimino la cattiva alimentazione a cosa porta: malattie cardiovascolari, ipertensione, aterosclerosi, diabete, tumori, obesità. Andiamo a vederne qualcuna. Obesità e sovrappeso in Italia, 5 milioni di obesi e 17 milioni in sovrappeso. Questi bambini, dice, come sono belli, non so se sono molto belli, perché immaginate tutte le patologie conseguenti. E quella dovrebbe essere l'evoluzione della specie, dalla scimmia siamo diventati all'homo obesus. E guardate, come vi dicevo prima, le regioni più colpite da questo problema, le regioni meridionali. Ma come, abbiamo tanti cibi ottimi, squisiti, eccellenze, e chi di voi, quando porta il pacchetto che andiamo al nord, ci apprezzano tanto? Mi ricordo il professore Cannella, grande amico, gli mandavo i fichi, avevamo fatto un convegno, e quello mi telefonava da Piero Angelo, il consulente di Piero Angelo, se ve lo ricordate, se vedevate la trasmissione, diceva: Anto, te devo ringraziare in diretta, sono squisiti. E credo che ognuno di noi, portando i propri prodotti, credo che abbia avuto l'apprezzamento degli amici che abitano al nord. Eppure noi stessi non ne facciamo un uso adeguato. E guardate però il problema che è nato negli ultimi anni, cioè praticamente questo problema della salute è una questione degli ultimi 20 anni, drammaticamente. C'è stato un picco, voglio dire, negli ultimi anni. E guardate la relazione tra indice di massa corporea e rischio di mortalità. Vi ho messo quell'immagine perché lui fra poco affonda con tutta la barchetta a forza di mangiare schifezze. E qui si vedono tutte le complicanze, come vedete, metaboliche, diabete, dislipidemia, gota, le cardiovascolari, tutte le altre, ipertensione, eventi cerebrovascolari, coronaropatia. Ce lo possiamo permettere questo? Credo che veramente i nostri sistemi sanitari, come diceva Monti, forse fra 3 anni, non so se il sistema di welfare sarà gestibile e potrà sopportare le spese. E guardate cosa succede, questa è una diapositiva incredibile, questo è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, questo del 2005. Noi, la nostra aspettativa di vita è sempre andata crescendo, voi sapete che si moriva prima. Attualmente invece, con tutte queste patologie, se non porremo freno, e voglio dire, la nostra aspettativa di vita andrà diminuendo, cioè no, con tutti i mezzi artificiali, terapie intensive, non andremo avanti negli anni. E guardate, una cosa che la collega l'ha detto, non è un gioco, soltanto i medici possono vincere questa sfida. C'è il sindaco che veramente i complimenti dalla sua sensibilità, c'è la collega, è una sfida che si vince in squadra. Noi medici possiamo dire le cose, siamo dei tecnici, ma se non si mettono in atto le misure per contrastarle, la sfida la perdiamo. Noi incidiamo, io mi illudevo che noi incidessimo sulla salute dei cittadini per il 17%, questi sono i dati dell'ultima statistica. Quando è venuto il collega Perra dell'Istituto Superiore di Sanità di Ciantonio, siamo scesi, noi incidiamo per il 15%, ci togli altri 2 punti. Quindi veramente una grande sfida con gli amministratori per far star meglio le nostre comunità. Noi possiamo dare dei consigli, ma se non si mettono in atto quelle strategie, voglio dire, non riusciremo a vincere la sfida che ci aspetta. E questa è la nostra bellezza, la nostra arte. Guardate il rischio che c'è adesso di andare incontro. A questo punto ci troveremo le nostre belle opere d'arte che saranno così. Quindi, insomma, per stemperare un pochino. E guardate quanto ci costa. I costi sanitari dell'obesità e sovrappeso sono ormai più elevati di fumo, alcolismo e povertà. Spendiamo troppo, credo. Forse conviene spendere i soldi per far star meglio la gente e per non per curarla. Cibo e depressione. Guardate un pochino, si pensa che soltanto il cibo debba avere un ruolo nel stare meglio, nelle malattie cardiovascolari, come questo, diabete, obesità, ma anche le malattie di carattere psichico. I ragazzi, quando vedete, sviluppano un insulino resistente, sviluppano anche sintomi depressivi.
Quindi anche in questo caso le malattie psichiche incide il cibo cosa mangiamo. Vedete, l'eccesso di carboidrati rispetto alle proteine e l'utilizzo di cibi ad alto indice glicemico provocano picchi di insulina, facilitando chiaramente l'innesco di alterazione della biochimica cerebrale. Quindi c'è sempre un nesso, sembra che noi quando parliamo di malattie di tipo psichico siano staccate da quello che sono le problematiche di carattere fisico. Invece vedete l'alimentazione che incide in maniera decisiva anche sui nostri stati psichici, sulla depressione, grande problema che ci investe. Cibo e depressione, guardate qui, qui siamo un paese di mare, questo è meraviglioso. Secondo una ricerca finlandese condotta dalla psichiatra Antti Tanskanen, sembra che esista una relazione tra pesce e depressione, quindi ovviamente non posso che invitarmi a mangiare più pesce. Si è rilevato infatti che le persone che mangiano prodotti ittici meno di una volta a settimana hanno il 31%, questo è il dato, di possibilità in più di soffrire di depressione, di quelle che non lo mangiano più frequentemente. Cioè potrebbe essere spiegato, ecco vedete anche qui, ci sono le sostanze chimiche, dai grassi polinsaturi omega 3, ne avete sentito parlare, i famosi omega 3. Quindi basta mangiare pesce per fare, ovviamente, per stare meglio e non andare incontro alla depressione. Vi potrei parlare degli effetti dell'attività fisica. E mi ricordo che fui invitato a Trebisaccia a fare un colloquio, c'erano i colleghi psichiatri e l'auditorio disse: forse se mangiamo meglio e ci muoviamo di più, prendiamo meno farmaci e stiamo meglio. Erano delle pratiche di facile attuazione che migliora, immaginate un depresso, il depresso è colui il quale, cioè l'istinto più forte dell'uomo è la sopravvivenza. Voi immaginate che queste persone depresse arrivano al suicidio, cioè praticamente vanno contro l'istinto più forte che è nell'uomo, è veramente grave. E guardate cosa abbiamo, voglio dire, che strategie, che mezzi efficaci, di facile accesso a tutti, soprattutto a Paolo, immaginiamo. E guardate questo bellissimo studio, questo è il famoso Angel Kiss, il padre della dieta mediterranea. Ma questi mediterranei come mai campano più a lungo e sono così in salute? E allora studiò che chiaramente ci muovevamo adeguatamente, mangiavamo quello che abbiamo detto prima, avevamo il piacere del vivere, della convivialità e campavamo 100 anni. Stranamente, come avete visto, invece la situazione si è completamente ribaltata. Cioè da qua abbiamo una fortuna, un patrimonio che il mondo intero ci riconosce e non lo sfruttiamo. È gravissimo. Questa era Times che lo pubblicava e lì è Nicote, era un paesino dell'ex Catanzarese, adesso nel Vibonese, dove anche il Kiss dei 7 continenti fu studiato, immaginate, la Calabria era stata inserita con quel piccolo paese nel novero di queste cittadine. E qui vi dicevo l'UNESCO che ci dà questo riconoscimento, meglio di così. Ma il concetto di dieta, vedete, il concetto di dieta, e qui è la patria della Magna Grecia, non è soltanto, quando parlo di dieta dice madonna mi è arrivata una disgrazia terribile, non devo mangiare. Cioè non faccio colazione, poi notiamo che i bambini non mangiano. È la cosa più sbagliata, immaginate, non mangiare è l'anticamera dei disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia, la gente si lascia morire, abbiamo dei dati che arriva al 20%, anche questa è un'emergenza sociale gravissima. Quindi attenzione, significa soltanto uno stile di vita adeguato, muovetevi, mangiate bene e state in tranquillità, l'osium dei latini. Quindi il concetto di dieta deve essere intesa in questa maniera. E qui andiamo a vedere i dati. Ecco, ci sono gli amici del cuore, Antonello. Cioè, cosa dice l'AIFA? Questa è l'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi voglio dire una fonte che dice che la corretta alimentazione rappresenta, assieme all'aumento dell'attività fisica e della sospensione del fumo, il primo provvedimento da attuare nel controllo del rischio cardiovascolare. Solo dopo 3 mesi, immaginate un pochino, di dieta adeguatamente proposta ed eseguita in modo corretto, si può valutare il rischio cardiovascolare globale assoluto. C'è una diminuzione, questo lo dice l'Agenzia del Farmaco. Quanto sia più efficace un corretto stile di vita, una corretta dieta, piuttosto che prendere farmaci. E qui vedete, vi faccio vedere tutta una serie di proprietà degli alimenti. Ogni sostanza ha praticamente delle proprietà. Voi sapete, vi faccio l'esempio soltanto del pomodoro, c'è l'icopene per i tumori alla prostata. Se leggete, è inutile che ve li legga tutto quanto, ogni sostanza contiene una sostanza che ci protegge e ci fa star meglio. E qui un altro studio sulla dieta mediterranea. Guardate un pochino, un gruppo di 302 pazienti, reduci da infarto cardiaco, ha eseguito una dieta mediterranea.
era una riduzione del 35% di grassi totali, 10% di grassi saturi, un aumento dei grassi monoinsaturi, l'olio d'oliva, per intenderci, un aumento degli omega 3, mangiare pesce. Ebbene, guardate un pochino, la dieta mediterranea, questo stile di vita, ha ridotto il rischio di morte cardiaca e di reinfarto di ben 72%. Vi sembra poco? Credo che sia un risultato importante, 2/3. 72%. E qui guardate un pochino, fanno il raffronto tra dieta e olio di pesce, smettere di fumare, statine, che è il farmaco più venduto al mondo, dove fanno miliardi, gli antipertensivi e l'aspirina. Ebbene, il trattamento è più efficace, come avete visto prima, è sempre il nostro corretto stile di vita. Soltanto le statine riducono del 25%. Cosa scegliereste voi? Di mangiare bene, di adottare questo o prendere farmaci? Anche utilitaristicamente credo che convenga, voglio dire, fare una buona dieta mediterranea. E qui per il diabete, come vedete, il diabete attraverso un adeguato stile di vita si riduceva del 56%, col 58% con una dieta mediterranea e soltanto del 31% mettendo in atto dei farmaci. Anche questo è un altro risultato. E qui le malattie di Alzheimer, le demenze senili. Sapete, è un grande problema. Chiaramente la dieta mediterranea rispetto alla malattia di Alzheimer migliora la performance cognitiva e riduce il rischio di Alzheimer. E immaginate, lì ci sono delle sostanze, l'amiloide. Grazie alla dieta e uno stile di vita non si accumula, quindi le nostre capacità intellettive e cognitive rimangono integre. Anche questo, l'incidenza della, voglio dire, dieta, dello stile di vita sulla nostra salute. Ecco anche il nostro ruolo, l'importanza, l'etica di noi medici. Cioè, quando diciamo attività fisica riduce del 50% l'infarto, la dieta mediterranea avete visto 72%, io credo che poi insomma anche fare delle opere di beneficenza, cioè non significa soltanto dare 10 euro, 20 euro, ma dire queste informazioni, evitare che uno possa andare incontro a queste patologie. Se una donna ridurre l'incidenza al seno del 50%, credo che abbiamo il dovere, l'obbligo morale di farlo sapere. Poi se uno non mette in atto o non gli si danno le opportunità di realizzare questo tipo di intervento, è un fatto nostro, ma noi dobbiamo assolutamente rendere le cittadinanze, ecco perché il ruolo, la grande squadra che la collega diceva all'inizio della sua introduzione, se non faremo un grande gioco di squadra, insomma, ce lo diremo tra esperti e lavori, ma la cittadinanza che deve godere di questo non ne potrà mai usufruire, è come se stessimo nella nostra brava torre d'avorio e non ci serve. E qui guardate un pochino, il tumore oncologico, una corretta alimentazione riduce del 40% le ricadute al seno. Ci sono molte signore in sala, molte giovani, e io come medico ho il dovere di dirlo, basta mettere in atto quelle misure per ridurre queste incidenze. E qui guardate, qui è il famoso ristorante oramai del famoso hotel di Roma, il Karl Heinz. Karl Heinz, che abbiamo poi conosciuto per un convegno, anche loro hanno capito la relazione che c'è tra cibo e salute. Heinz Beck, che è un bavarese peraltro, persona gentilissima, rosso, e anche loro stanno scrivendo i libricini, voglio dire, sull'ipertensione e alimentazione, cioè come una corretta alimentazione possa ridurre senza prendere farmaci, voglio dire, questo problema di salute che grava su gran parte della nostra popolazione. L'hotel l'Hilton di Roma, il Cavaliere Hilton di Roma, che aveva la terrazza sopra, era sopra, esattamente. E qui vedete la Montalcini, si parla dell'alimentazione come vera e propria terapia nutrigenomica, come farmaco. Vedete, la nutrigenomica è la moderna scienza che studia come il cibo e il suo metabolismo sia in grado di intervenire sul DNA e sul nostro patrimonio genetico, ve lo riassumo io, per attivare quei geni che intervengono, che impediscono che insorgono le malattie. Quindi il cibo agisce sul nostro codice genetico e blocca chiaramente l'insorgere di queste patologie. Quindi agisce in questa maniera. Vedete, questo Nature, questa rivista, e anche qui l'alimento non è soltanto un cibo, ma diventa un vero e proprio farmaco. Quindi la nutrigenomica, vedete, propone una nuova collaborazione tra i produttori di elevata qualità. Noi abbiamo degli ottimi produttori, abbiamo chiaramente imprese farmaceutiche, fitofarmaceutiche, biotecnologie, fino agli attori del turismo del gusto, cioè i nostri agriturismo. Poi delle volte lì non si mangia quello che si produce, si va a comprare al supermercato, vabbè, queste sono delle storture, ma se noi avessimo la fortuna di mangiare quello che viene prodotto sarebbe una grande fortuna. Voi sapete la Calabria come regione produttrice di olio a che posto è a livello nazionale?
o lo immaginate, perché si va ai supermercati l'olio toscano, l'olio ligure o no, e almeno questo poi sapete a che posto vi posso chiedere se qualcuno ci dice a che posto è come regione produttrice di oli? Non avete idea. Siamo la seconda regione produttrice di olio, abbiamo l'olio migliore al mondo e poi andiamo a comprare l'olio Carapelli, l'olio Bertolli, l'olio De Santis, non so, adesso ve ne viene qualcuno commerciale, che vengono poi fatti con oli tagliati calabresi. Cioè non valorizziamo questa grande fortuna che poi voi sapete che l'olio d'oliva è al centro della nostra dieta mediterranea, eppure non lo utilizziamo per come potremmo. E questo vi faccio un caso simpaticissimo per dire la qualità dei cibi, come può cambiare. C'era praticamente ridurre il colesterolo con il pecorino. Se io vi dicessi questo, ma questo è matto. Questo era un bellissimo studio che fece il professor Veronesi, perché ovviamente questo latte veniva, chiaramente adesso vi faccio vedere la cosa e ve lo spiego un attimino. Immaginate che le pecore erano state allevate ovviamente con oli di semi di lino che contengono delle percentuali di omega 3 altissime. Ovviamente il formaggio prodotto conteneva una percentuale, come vedete, di omega 3 più alta del 200% e del 400% di, ovviamente, acidi grassi omega 3. Per cui, dando 90 grammi al giorno, questi riduceva e gli si abbassava, ovviamente, il colesterolo. Quindi il discorso qual era, il concetto che lo volevano far arrivare? I pomodori non sono tutti uguali. In Calabria abbiamo delle eccellenze di prodotti, come vi dicevo, per l'olio, che non hanno uguali nel mondo. Voi avete una costiera del cedro, tutto, e così via, prodotti di eccellenza, un microclima favoloso. Quindi lo stesso prodotto, voglio dire, può avere proprietà salutistiche differenti. Cioè può essere un volano eccezionale per rilanciare le nostre zone. Cioè la gente che viene dal nord e che apprezza, come dicevo, il famoso pacchettino, l'omaggio che facciamo, probabilmente scopre che la qualità è diversa. Cioè non è tutti uguali. Quindi veramente noi abbiamo dei prodotti che bisogna valorizzare e rilanciare alla grande. E qui mi ricordo che andammo, cioè come noi non sfruttiamo, questo per le signore, c'era il gelsomino nobile di Calabria, andate a vedere l'acqua di Parma, voi sapete che è una griff che fa miliardi, e benissimo, la nuova fragranza femminile di acqua di Parma, poi cosa vado a leggere? Bene, per creare questa fragranza acqua di Parma ha selezionato la qualità di più pregiata di questo fiore, ossia il gelsomino calabrese. Voi sapete sul gelsomino calabrese dov'è? Perdonatemi. Onestamente, qualche signora mi fa cenno di sì, ma io non sapevo niente. Cioè, questi fanno i miliardi con i nostri prodotti. Persino le grandi griffe a livello mondiale riescono a fare cose straordinarie. E noi, alcuni di noi, credo che non sappiano nemmeno la provenienza. E qui vi lascio al motto di Ippocrate, che già nel 463 avanti Cristo diceva che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo. E perché, guardate, mangiare è una necessità, mangiare intelligentemente è un'arte, come diceva Le Roche Focalò. Vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie. Ringrazio il dottore Gradilone, sempre eccellente nella esposizione. Prima di introdurre la dottoressa Cavalcanti, il sindaco farà i saluti finali, quindi pensavo di non aver fatto alcuna gaffe nell'introduzione, mi devo ricredere. Perché vorrei ringraziare per la sua presenza il dottore Grossi, che è il nostro diabetologo, quindi abbiamo una integrazione e una sinergia anche con l'ospedale. Davvero è una serata eccezionale per noi, quindi grazie ancora. La dottoressa Cavalcanti. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare tante persone, in particolare Daniela Dino e la collega Ciodoro e la sindaco, non mi dilungo nei ringraziamenti, ma consentitemi che sono davvero sinceri per i motivi che vi hanno detto le colleghe, cioè questo progetto che era stato rigettato da tutti e poi con l'aiuto di Daniela e di Emira e la collaborazione
di tutti quanti, il sindaco, ma dico tutti, a Paola abbiamo fatto quello, hanno fatto le colleghe, quello che non si era riuscito a fare in altri luoghi. Io questa sera sono particolarmente contenta e orgogliosa perché questa iniziativa che si fa con l'Istituto Alberghiero era una mia vecchia idea, un mio sogno, un qualcosa che volevo realizzare e non sono riuscita a realizzarlo in altri contesti. L'ho trasferito a Paola e finalmente una cosa che desideravo da tanto tempo la vedo realizzata. Qual è il significato, molto rapidamente, di questo, del progetto? Vi hanno già spiegato loro, il collega Gradilone, è inutile che mi dilungo, però la filosofia di questo progetto, due parole ve le voglio dire. Qual era la finalità di questo progetto che sembrava tanto strano a leggerlo sulla carta? Era quello di fare un'operazione culturale attraverso le azioni, di far cambiare l'idea sulla terza età. La terza età tutti la vediamo come uno spauracchio. E si vuole promuovere una idea positiva della terza età e attraverso questa cultura di un'idea positiva della terza età spingere le persone a mantenersi in buona salute e a prolungare quanto più possibile gli anni di autosufficienza e di attività. Ecco, dove sta la rivoluzione culturale? È quella di capire che l'invecchiamento non è una malattia, è una fase fisiologica della vita e può diventare una grande opportunità. Perché è il momento della vita, quando si riesce a stare bene, quando un po' ci assiste, non la fortuna fra virgolette, perché tante volte la nostra salute la potenziamo o la roviniamo inconsapevolmente proprio con le nostre mani. Ma quando la salute c'è, la terza età è un momento formidabile, è un'opportunità formidabile. Perché dopo che si sono accumulate esperienze, competenze per tutta la vita, si possono passarle, trasferirle agli altri e quindi si diventa una risorsa per la propria famiglia e per tutta la comunità. Siamo andati indietro, grazie Antonio che... ecco, avanti, ecco. Come vi diceva il collega, sapete tutti che l'aspettativa di vita è aumentata negli ultimi decenni. All'inizio del Novecento l'aspettativa di vita, cioè l'aspettativa di vita e la speranza di vita che ha un bambino alla nascita, era di circa 50 anni. A fine secolo è aumentata di 30 anni ed è ancora oggi in crescita. Questa mattina quando mettevo in ordine le diapositive c'era nel mio ufficio una persona esterna, ha visto questo e ha detto scusate ma non c'è un controsenso, come? Allora nei primi anni del Novecento l'aria era salubre, il cibo era sano, non c'era tanto stress e vivevano fino a 50 anni ed oggi che tutto è inquinato viviamo più a lungo. Dico giusto, però tenete presente che nei primi anni 50 noi abbiamo per scontato tante cose, il sistema sanitario nazionale non c'era, la maggior parte delle persone viveva in estrema povertà e quindi le condizioni ambientali tutte di salubrità erano le condizioni igieniche, non c'era spesso l'acqua, non spesso, quasi sempre non c'era l'acqua potabile nelle case, le case erano insalubri. Prive di riscaldamenti, non c'erano gli antibiotici, ricordiamoci che gli antibiotici sono arrivati con le truppe americane durante la seconda guerra mondiale, quindi si moriva moltissimo per le malattie infettive e non c'era l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato, la povera gente, la maggior parte, chi non se lo poteva consentire, il medico non lo vedeva proprio, le donne sapete benissimo partorivano a casa e quindi la media di vita era estremamente bassa. Ricordo nei primi anni della mia professione, perdonatemi questo ricordo
che quando facevo le cartelle, l'anamnesi in ospedale, le persone anziane all'epoca, quando io chiedevo di che cosa è deceduto suo papà, sua mamma, mi dicevano dei papà tutti quanti, ha avuto una polmonite ed è morto. Le mamme molto spesso morivano al parto, era una cosa impressionante, no? Per noi adesso sembra inconcepibile, ma la realtà era questa. E quindi le persone che arrivavano a 100 anni, no? Non solo agli inizi del secolo, ma fino a pochi anni addietro, era un evento storico. Adesso ne festeggiamo tanti in tutti i comuni, il sindaco chissà quante volte sarà andato a dare gli auguri ai centenari, non fa quasi più notizia. Però di fronte a questo scenario che tutti sappiamo della popolazione che va invecchiando, abbiamo una sfida, quella di aggiungere, gli anni li abbiamo aggiunti per fattori diversi, ma adesso dobbiamo aggiungere qualità agli anni, perché se facciamo vivere una persona fino a 100 anni, ma è disorientato nel tempo e nello spazio, è allettato, deve essere imboccato, non so che conquista è né per lui e né per le persone che gli stanno vicino. E allora ecco la filosofia di questo progetto, era di promuovere tante iniziative per dire alle persone ultra 64enni, no? Quando ancora si è nel vigore, tutto sommato, dice senti, comincio a darti da fare con le passeggiate del dottore Gradilone, seguendo una dieta sana e bilanciata, evitando fumo, alcol, usando correttamente i farmaci, e per mantenere quanto più possibile la propria efficienza. Ecco, quella la mia idea di tanti anni addietro che non sono riuscita a fare nel mio contesto ed è stato fatto qui a Paola, la scuola di cucina. Che cos'era quello che io avevo in mente? Era di, voi l'ha detto il dottore Gradilone, questa ricchezza enorme della dieta mediterranea, che era la dieta, qual era la dieta mediterranea? Era la dieta che facevano i contadini del meridione e anche della Grecia, dei paesi del bacino del Mediterraneo meridionale. È diventata patrimonio dell'UNESCO, è diventato il modello di dieta salubre. E noi piano piano non solo ce ne siamo distaccati, ma quando l'abbiamo dimenticata? Vediamo più avanti esattamente cosa volevo dire. Dalle antiche cucine, le ricordate le antiche cucine nelle case delle nostre nonne? Più o meno erano così. Questi concetti della vecchia, delle vecchie ricette, adesso dalle antiche cucine le passiamo alla moderna ristorazione, attraverso i ragazzi di questa scuola, che si faranno promotori loro di un'alimentazione corretta da proporre poi nelle loro attività future. Dicevamo prima, i cambiamenti di vita dei primi anni 50 ad oggi, che cosa hanno prodotto? Sono aumentate in generale le condizioni di vita, è aumentata la disponibilità di cibo. Il cibo si trova molto più facilmente di tutti i tipi. C'è stato un progresso tecnologico che ha portato anche a una maggiore diffusione di tanti alimenti che prima non c'erano. Pensate all'avvento dei surgelati, la facilità dei trasporti, abbiamo la frutta esotica che prima non c'era, possiamo trovare in ogni luogo i prodotti di altri paesi. Questo che cosa ha prodotto? Ha cambiato le abitudini alimentari. Nello stesso tempo il progresso tecnologico ha creato una diminuzione del dispendio energetico e tutto questo ha portato da una patologia predominante dovuta a carenze nutrizionali che c'era nei primi anni del Novecento a un aumento delle patologie del benessere che abbiamo oggi.
La dieta mediterranea, lo diceva il collega, vi ha raccontato dello studio epocale che ha portato ad essere la dieta mediterranea un modello di alimentazione di riferimento. Però volevo aggiungervi una piccola curiosità storica. Sapete come è stata scoperta la dieta mediterranea? Questo dottore americano sbarcò con le truppe americane in Campania a seguito delle truppe, e quindi vivendo nel meridione, perché da Salerno poi è stato in Calabria, in Puglia, gli è saltata agli occhi una cosa, che nei nostri paesi c'era un'incidenza assai inferiore rispetto a quella che c'era in America delle cosiddette malattie del benessere, ipertensione, diabete e tutte le malattie cardiovascolari, e si è incuriosito. Da questa curiosità ha osservato anche il modo di mangiare, poi ha fatto lo studio epidemiologico che ha portato ad identificare la dieta mediterranea, che è quella dei contadini degli anni 50 nei nostri territori. L'ha portata ad identificare come dieta ottimale. Perdonatemi, ma questa è una cosa che ho nel cuore. Ma la dieta mediterranea, no? Non, come facciamo a distaccarla dal fatto che dei concetti che ci provengono dalla storia? Il Mediterraneo è stato la culla della civiltà, ed è stata la culla della civiltà perché? Perché i popoli che si affacciavano sul Mediterraneo, il Mediterraneo è un mare molto piccolo, non si può paragonare agli oceani, con i loro scambi commerciali, possiamo andare all'altra, e con le varie dominazioni, che cosa è successo? Hanno mescolato un po' le loro culture, le loro tradizioni, e piano piano si è creata una cultura e uno stile di vita comune che ha portato a una tradizione alimentare comune, anche perché i prodotti alimentari dei territori erano simili: il pesce, i prodotti della terra, il clima era quello. Ecco come vai avanti tranquillamente. La dieta mediterranea, l'ha detto il mio collega. E allora, da che cosa è caratterizzata la dieta mediterranea? Da una grande quantità di verdura da consumare tutti i giorni. L'olio di oliva, usato esclusivamente quello come condimento, buone quantità di cereale costituita da pasta, pane, riso, i legumi. Ricordiamoci che i legumi sono stati la fonte di proteine, hanno garantito la sopravvivenza a tante generazioni passate. La carne con moderazione, alternando la carne, il pesce, le carni bianche, e poi il vino usato con moderazione e solo durante i pasti. Ecco, allora, della dieta mediterranea, delle ricette della memoria, a noi cosa ci è arrivato che conosciamo tutti? Certo, non si sono perse le ricette dei giorni di festa, dei piatti più ricchi, questi continuiamo a farli tutti, no? Grazie Antonio. I secondi dei giorni di festa, questi continuiamo a farli, non si è persa la memoria di queste ricette, i dolci, no? Però la dieta mediterranea, quella che fa bene alla salute, non è quella. La dieta mediterranea è costituita da cibi semplici. Si basa soprattutto sull'uso quotidiano di verdura, di tanta verdura. Però io tante volte sento le giovani signore, le ragazze spose da poco, a preparare la verdura ci vuole tempo. Verissimo, ci vuole tempo e fatica, e non dà la soddisfazione a chi la fa, dice alla fine che cosa portate in tavola, un po' di verdure. Però si sono anche perse tante ricette che facevano, che ci hanno tramandato le nostre mamme, le nostre nonne, abbastanza semplici e non costose, non impegnative,
ma se ne è persa la memoria. E sono proprio quelle le ricette salutari che dobbiamo riscoprire facendo, e dobbiamo passarle come le abbiamo ricevute noi alle generazioni più giovani. Ma guardate, se andiamo indietro con la memoria, ma senza andare tanto indietro, anche cose che adoperiamo, a parte le preparazioni più raffinate di pasta in casa come i fusilli, ma ci sono tanti piatti che erano poveri, la pasta con la mollica, la pasta con i legumi, e la pasta con le verdure. Ma ricordatevi che negli anni 50, ecco, nel modello della dieta mediterranea, questi diventavano piatti unici. Il contadino che aveva un dispendio calorico enorme perché faceva un lavoro pesante e poi camminavano a piedi, salivano le scale a piedi, se mangiavano la pasta, la sana pasta e fagioli o pasta e ceci, dopo non mangiavano niente. Mentre noi le riscopriamo quanto è buona, però dopo ci rifiliamo la bistecca, il pesce. No, le proteine ci sono, i carboidrati ci sono. Tu sai più un'insalata. L'errore più comune è di associare i legumi ad altre proteine. E poi tutte le varie ricette della pasta associata alle verdure. Se ci mettiamo a pensare ne nominiamo tantissime. E ricordate le verdure con i legumi? Che è un altro cibo. E le verdure associate con le patate? Ma anche adesso sono contorni, ma quale contorno? Una volta era o piatto unico o secondo piatto, quando... Quindi, ecco, anche in questo dobbiamo rispolverare un pochino la memoria, e allora facciamo due cose. Manteniamo questa tradizione e questo patrimonio. L'UNESCO ha detto che è un patrimonio immateriale dell'umanità. Non lo facciamo perdere noi che l'abbiamo creato. E dall'altra parte ci guadagniamo in salute. Le verdure, tutti i modi di, i vari modi di conservarle, vi ricordate i pomodori seccati, le olive schiacciate? Insomma, voi ne conoscete senz'altro molto più di me. E basta, vi saluto così, con un paesaggio tipicamente di una campagna nostra e con un paesaggio tipicamente mediterraneo. Grazie e voi di nuovo a tutti. Ringrazio la dottoressa Anna Cavalcanti per la eccellente relazione, per aver saputo rendere con una comunicazione efficace una relazione non esclusivamente per gli addetti ai lavori. Quindi grazie molto, perché è arrivata a tutti, credo. Voglio ringraziare il nostro sindaco sia per la partecipazione, la presenza di stasera, ma voglio ringraziarlo anche per l'ultimo passaggio. Approfitto di questa pausa per ricordare che tra all'incirca un mese noi concluderemo questo progetto 411 del piano regionale di prevenzione della regione Calabria, con l'inaugurazione di un centro di ascolto per gli anziani. Di tutto questo dobbiamo un ringraziamento calorosissimo al nostro sindaco e all'amministrazione comunale tutta. Il sindaco di Paola, l'avvocato Basilio Ferrari. Allora, buonasera a voi, sono io che... tra l'altro, essendo venuto un po' in ritardo, giungo giustamente per i ringraziamenti più che per i saluti. Intanto per Emira, la dottoressa Ciodoro, che insomma è stato l'anello di congiunzione fra l'amministrazione e l'azienda ospedaliera per questa iniziativa, che non potevamo non cogliere con estremo interesse. Ma poi insomma tutti gli specialisti dell'ASP che hanno partecipato, la dottoressa Dino, la dottoressa Cavalcanti, il dottore Gradiloni, è sempre un po' difficile da ricordare, per questo progetto che è interessantissimo, che
hanno saputo portare a compimento. E peraltro non è neanche l'unica delle iniziative sinergiche fra amministrazioni, e aziende ospedaliere e scuole, quindi mi sembra un mix, un progetto assolutamente efficace, auspicabile, una sinergia fra le istituzioni che giustamente tra i loro compiti, come si è detto, hanno anche in via prioritaria quella dell'informazione, della divulgazione, ma io direi, mutuando in termine della dottoressa Cavalcanti, per operazioni culturali di questo tipo. È il nostro compito, quindi, come si è detto, divulgare, informare e far conoscere ai cittadini quelle che sono, insomma, le aspettative che giustamente devono avere e che cosa anche rivendicare dalle amministrazioni, dall'ASP, perché no, dalla scuola. Pensate, lungi da me dal voler fare politica in questa sede, assolutamente, però per dare l'idea di quello che accadde, il percorso culturale che ancora va fatto, pensate, questa mattina sul giornale si diceva, pensate, avete a che fare con un sindaco che di sera va in palestra, quindi come a dire, esempio di vita dissoluta, no? Non lo so, per dire, pensate un po', con chi si ha a che fare, cioè, avete un sindaco che la sera va in palestra, e quindi è chiaro che il percorso culturale ancora ha qualcosa da compiere, dei passi da effettuare, che con questa azione qualche minimo contributo noi sicuramente l'abbiamo potuto dare. Un'altra riflessione che mi viene di fare, che giustamente è stato detto dai relatori, anche in merito alle opportunità rispetto alla dieta mediterranea e alle altre eccellenze che noi in Calabria abbiamo, anche là quindi un'operazione culturale che andrebbe fatto. Io non so a quanti giovani o meno giovani verrebbe in mente di investire nella coltivazione del gelsomino, ad esempio, piuttosto che nel bergamotto o nella produzione di oli o di zafferano, perché no, di prezzemolo magari, che possono sembrare cose sciocche, ma nelle ricerche di mercato associate alla dieta mediterranea si è dimostrato che potrebbero essere degli investimenti remunerativi con cui creare delle opportunità di lavoro imprenditoriale importanti, che magari lì c'è scritto gelsomino calabrese, magari è della costiera ligure, dicono per vantarsi che sia Calabria, e qui magari ci sarebbero spazi più importanti per risollevare anche un problema altrettanto importante. Punta l'attenzione su alcune filiere che per una deformazione culturale ci si è inculcata, piuttosto che non cercare degli sbocchi in settori di questo tipo che potrebbero dare dei risvolti importantissimi. Comunque vi ringrazio davvero per questo progetto, credo che poi terminerà con quell'inaugurazione di cui ha parlato la dottoressa Dino, spero, mi auguro, sono certo che non sarà l'ultimo progetto, l'ultima iniziativa, noi per quello che possiamo siamo orgogliosi che il nostro logo sia su manifestazioni di questo tipo, noi insomma, abbiamo contribuito per quel che abbiamo potuto, ma siamo certi che è un percorso da portare avanti, ripeto, bellissima la partecipazione, scuola, ASP, comune, l'Istituto Alberghiero, che peraltro non lo dico perché sono qui, ma insomma in città oltre che un'eccellenza ha dimostrato di essere sempre presente come propulsore poi di attività, non con i fini sempre o esclusivamente istituzionali, ma comunque sapendo anche insomma spaziare in diversi campi delle diverse esigenze sociali. Mi auguro quindi di rivederci presto e di poterci salutare con altri importanti risultati che lasceranno i loro frutti sul territorio. Il percorso, io mi auguro che presto ci possa essere una diapositiva anche con Paola, perché no, sicuramente sì. Poi voglio dire, quando si agisce insieme ci si stimola, ci si sprona vicendevolmente per i risultati, la sinergia credo sia proprio questo, dove non arrivano due occhi arrivano gli altri, una mente arrivano le altre, insomma insieme si pensa e si realizza meglio, quindi grazie a voi, speriamo di rivederci presto. Beh, la serata non finisce qui perché adesso degusteremo le ricette della cucina della memoria che gli chef dell'Istituto Alberghiero hanno approntato sulla base dei suggerimenti delle signore e dei signori dei comitati di quartiere. Ricordo il quartiere di Tenimento, di San Miceli e di Sotterra, quindi penso che ci possiamo avviare al salone dell'Istituto Alberghiero, però vi vorrei invitare
anche a prendere questi opuscoli che veramente abbiamo realizzato con i pochissimi mezzi dell'ASP, quindi veramente con sudore, fatica, sacrificio, quindi fatene buon uso perché ci vediamo nel salone. Grazie a tutti. Buonasera.